Allora, Presidente Galan, lei è stato citato qui dall'imputato Gottardo che deve difendersi da un'accusa di diffamazione nei confronti del presidente attuale Zaia. Ecco, lei accetta quindi di essere interrogato oggi su questa vicenda? Certamente quando un magistrato mi chiama perché vuole sapere la verità e vuole conoscere la verità, io mi precipito a parlarne, perché non dovrei fare. Certo che se fanno come quando ero nei guai io, non mi interrogano neppure sotto mia richiesta, allora non posso collaborare Si alla riferisce ricerca della verità. all'inchiesta sul Mose? Certo, dove avrei avuto tante e ho tante cose da dire, ma tante. Ecco, per esempio che cosa? No, Ecco, per esempio niente, perché qui mi fermo. Oggi mi fermo. che cosa dirà in merito a Non questa so, non so cosa mi vicenda? domanderanno, come faccio a sapere. Dirò la verità, dirò. Ecco, sul Mose non tutto è finito. Ma spero di no, perché a qualcuno verrà pure voglia di capire, per esempio, dove è sparito 1 miliardo. No, a qualcuno verrà pure in mente. Transitato da dove a dove? È transitato dallo Stato, dagli erogatori, dai finanziatori alle aziende, al Consorzio Venezia Roma e alle aziende. Lei ritiene di essere stato uno dei pochi a pagare, o quello che forse ha pagato in maniera più No, cara? io direi l'unico. L'unico a pagare. I politici che hanno fatto il processo sono stati tutti assolti, Ecco, ma tutti. anche altri sapevano? Cioè, Di che chi, per cosa? esempio, lei era al governo sicuramente non da solo. Lei e Chisso siete stati quelli che Ma avete. non c'era niente da sapere, non c'era proprio niente da sapere, per un semplice motivo, che il Mose non è e non era un'opera di competenza regionale. Io e i miei consiglieri e i miei assessori non abbiamo mai, dico mai, approvato una delibera, una legge, un qualcosa che riguardasse il MOS, perché la competenza non è la nostra. E quindi quei soldi che le sono stati contestati come tangenti, lei cosa Che risponde su se mi questo? dicono dov'è, glieli regalo tutti. Dove sono? Sbagliato. Se mi dicono dove sono, io glieli regalo tutti. Lei adesso vive nei Colli Iberici, in una casa così da solo, è un momento di passaggio della sua vita. Ma come passaggio sarà anche di passaggio, ma ormai ho una certa età, ci sono mica tanti passaggi Ha qualche ancora. progetto per il futuro? No, purtroppo no, perché mi hanno tolto tutta la voglia di E i fare. rapporti con Forza Italia? Non esistono. Non esistono più rapporti con la politica, miei. Esistono solo con persone, a prescindere dal partito di appartenenza. Ma persone che le erano vicino prima e che l'hanno abbandonata oppure le sono rimaste a Ma fianco? Può far qualche nome? no, non faccio nomi, non li faccio più perché poi per un motivo o per l'altro si offendono tutti. Allora dico che quelli che c'erano prima e non ci sono adesso saranno là accanto al mio fantomatico tesoro, perché io non li vedo più. C'è stato anche un suo ex commercialista, amico, che ha avuto qui un processo ed è stato assolto. Sì. Dopo 7 anni, dopo che gli hanno rovinato la vita, dopo che gli hanno rovinato lo studio, che era uno studio di commercialisti avviatissimo, dopo che gli hanno rovinato tutto quello che aveva, beh, insomma, Quindi lei è l'hanno molto anche assolto. arrabbiato, lei è molto arrabbiato. Io, la prima dichiarazione che ho fatto quando voi mi inseguivate su una, non lei, ma mi inseguivate su una sedia a rotelle il giorno in cui sono stato arrestato, devo ancora capire il motivo. Perché me lo devono ancora spiegare. Io ho detto una cosa, sono incazzato e ce l'avevo con tanta gente e a poco verrà fuori. Però gliel'hanno spiegato bene che ci sono pagine e pagine di motivazioni Di che cosa? perché lei è andato in carcere. No. In carcerazione preventiva si va solo per 3 motivi e lei li conosce molto bene. Mi dica qual era questo motivo? Inquinamento delle prove? Con chi? Con quelli che mi stavano accusando? Lei era un uomo pubblico, Pericolo di fuga? la Ma reiterazione con del, chi sarei già stato fuggito? reiterazione del reato. La reiterazione del reato, non ero più presidente da 3 anni? No, non esiste un motivo.
ne esiste uno solo. Torturare con l'unico strumento di tortura ancora lecito al fine di ottenere una, nel mio caso, atteggiamento. Confessione? No, confessione non l'ho mai fatto. No. No, ma non sono... Lei non ha niente da confessare. Io ho tante cose da confessare, tante l'ho fatto e lo farò, ma su Mose neanche una. Perché? Perché il Mose non era di competenza regionale. E quindi la competenza di chi era, Presidente? Del Ministro del Ministero dei Trasporti? Del Ministero principalmente delle Infrastrutture e del Ministero delle Finanze, Economia e Finanze, Tremonti insomma. No, sì, Tremonti era allora. Un altro era, se non sbaglio, Nardi. L'ambiente. E dopo della presidenza del Consiglio dei Ministri era Gianni Letta, che era quella che approvava gli unici atti relativi al MOSE e i finanziamenti. Quindi lei oggi si sente un uomo solo, diciamo, abbandonato dalle persone? No, ho tanti amici che mi hanno salvato, ho mia figlia, ho la consapevolezza di aver fatto delle cose che resteranno nella storia del Veneto. Passante, per esempio il passante, per esempio il rigassificatore, geniale e intuitivo per quei tempi, gli ospedali, insomma, cosa può fare? Grazie.